Lei è credente? Perché? Volevo mostrarle qualcosa. Non sono figurine. E che? Un mio vecchio progetto a cui lavoro da anni. La mostra della provvidenza divina. Ah, no, no. No, non voglio parlare di queste cose. Devo immaginarlo che lei... No, no, mi dispiace. Buonanotte. Divina provvidenza, in senso ironico. Ne ho altri 22 di album come questo. Oh, sono tutti fatti veri. Articoli, fotografie, che poi andrebbero ingigantiti su pannelli per allestire la mostra. Senta questo. Le leggo un titolo a caso. Gli cresce la barba all'indentro e muore soffocato. Formidabile, non trova. C'è la raffinatezza del grande carnefice. Se te è startra. Batte la testa e rimane in coma per 18 anni. Il fatto è già abbastanza sensazionale di per sé. Ma stia a sentire come l'è andata a finire. Di un'eleganza senza paragoni. Un concede tanto sì allo spettacolo. Lei come l'avrebbe fatto finire? Dopo 18 anni di coma, si sveglia come se niente fosse e chiede giornale e cappuccino. Un minimo di corpo di scena, gli pare. Invece, niente. Si sveglia e muore. Per me è il vertice dell'arte. L'ovvio assoluto. E i miracoli? Raccoglie anche i miracoli? I miracoli. L'unico miracolo accertato è l'incredibile facilità che ha la gente a credere nei miracoli. Lei ci crede? Ha un po' di tempo? Fino a che non spunta il sole. È farmacia notturna. E adesso so come... mi sento tra qui... e qui. C'è come... accidenti al sonnifero quando ho preso. Mi si è inceppato il cervello. Non si può avere un po' di caffè? Tanto bello è capito. Se mi dai due foto, una di faccia e una di profilo, ti metto anche te nella mostra. Ecco, ecco, io mi sento due. Due che stanno sempre a litigare, a fa cazzotti, e mentre loro se menano, io mi stanco. E allora ne la faccio più. E poi tanto vince sempre quello, il più fregnone e fio de mignotta. Bisogna eliminarlo. Sì. È una parola. Provate a pensare che Dio non esiste. Non mi riesce. Io non ti ho mica chiesto di esserne convinto. Fa solo finta per un momento che non c'è. E ora pensa a te, al mondo, alla gente, senza nessuno che ti minaccia dall'alto, che ti spiano e ti ricatta. Non ti sembra che la vita sia più allegra, più onesta, più sopportabile, senza il cacchio della provvidenza, del pentimento, del perdono? Tutto diventa chiaro, tutto torna. Capisci finalmente tutto, persino il male, il dolore. Mostruoso, se te lo manda Dio, diventa accettabile senza più niente di oscuro, di minaccioso, se lo giustifichi come un fenomeno naturale. Porcaccia zozza, proprio stanotte me la fa effetto il sonnifero. Qualcuno ha detto che se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo. Io dico che se anche ci fosse bisognerebbe eliminarlo come un dovere sociale, una misura di salute pubblica. Ma tu devi a capire tutto insieme. Comincia a vincere qualche tabù. I tabù? E che sono i tabù? Certe regole morali. Com'è che le chiamate voi? I peccati. Devo peccare? Beh, cominciamo qualcosina di facile. Piglia i comandamenti. Sono già in ordine crescente di difficoltà. Per esempio, hai mai tirato giù qualche bel bestemmione? Una volta, ma... E che ti è successo? Ha presente il santuario di Montelupo? Sono quasi 2000 metri tutti così. Beh, io me li sono fatti tutti a piedi scarsi e con pietrone dei 40 kg sulle spalle. Oh, non me lo dire, non è possibile. Ma come fa un uomo a ridursi in codesto stato? Ma io domattina... Anzi, stamattina devo partire. Lei sta aperto tutte le sere? Tranne il mercoledì. Saprà anche di giorno. Ma ci sta la mia figliola. Sua figlia? Ah, è sposato. Ah, ma allora non hai capito proprio una amata salsiccia. Ma ti pare che uno con le mie idee si possa sposare?
La vita erotica degli uomini e delle donne deve essere un volume di racconti d'amore, non un romanzo. Ah. E poi io sono un po' un apostolo, un santo ateo. E i santi non si sposano. Debbono suddividersi troppo, pensare troppo agli altri. Se mi addormento un quarto d'ora, gli dispiace? Fai pure. Lì c'è un asdraio. Quando presi la patente, lavorai tutta la notte come un matto per dipingere un ex voto di ringraziamento. Feci me su una macchina rossa con due angeli che la tiravano. Ehi. Era stanco. Ma chi è? Ah, non lo so. È uno che c'ha paura la notte. Credo di avergli voluto bene subito. Da quel primo momento. E lui? Lui non andò più via. Perse l'impiego. Pur di restare lì si trovò un posto come guardiano in una fabbrica. Capitano! Che c'è? Vieni dentro che ti prendo il polmonite! E almeno mi curate per qualche cosa. È una bellissima storia d'amore. Certo, lui doveva essere proprio innamorato, innamoratissimo per comportarsi così. No. Allora lui era soltanto innamorato di mio padre. E si era attaccato in una maniera come un bambino. Non poteva vivere senza di lui.